per noi è un'opportunità domani per vedere un po' la maturità della squadra, non tanto dal punto di vista tattico, ma dal punto di vista mentale, nella preparazione alla partita con così poco tempo. Se la squadra sarà matura in questi 2 giorni, pochissimi, per preparare la partita, sarà riuscita a ricaricare le pile emotive per giocare. Stamattina ho detto alla squadra: noi giocare la partita la giochiamo, però noi giochiamo per vincere, e quindi quando giochi per vincere l'emotività, il fuoco deve essere molto alto, e quindi la maturità sta proprio lì nel riuscire a preparare bene la partita. Una partita in quanto tale ha le sue difficoltà, vincere è sempre difficile, soprattutto contro una squadra che viene da 2 sconfitte e gioca in casa, e soprattutto contro una squadra che ha 1 giorno e mezzo in più di recupero rispetto a noi. E quindi la partita sarà complicata, però è anche una bella partita perché testerà il nostro grado di maturità. È una bella partita perché per noi è un'opportunità di far punti, un'opportunità di migliorare, e siamo felici di fare questa partita, anche se c'è stato poco tempo per prepararla, ma i ragazzi tatticamente sono pronti e la squadra è pronta, sta bene, quindi quello che conta è la competizione, riuscire e saper competere domani dalla prima palla, ma sono convinto che ci siamo. L'ASIC non sta benissimo, è uscito l'altra sera per un fastidio, ma non ha niente di grave. Adesso oggi pomeriggio lo valutiamo, non so se sarà della partita o no, comunque abbiamo delle alternative in quel ruolo. La filosofia è quella, l'approccio è quello, si va in campo per giocare, per vincere, che è diverso da andare in campo per vincere. Noi non andiamo in campo per vincere, perché la vittoria a volte può essere anche pesante, no? Anche una pressione molto forte. Andare in campo per giocare, per vincere, quello deve essere la nostra gara, perché noi fondamentalmente è il nostro lavoro giocare per vincere, non è giocare. Le partite si giocano, giocare per vincere sì, poi non è detto che le vinceremo, perché il risultato non è mai il nostro controllo, quindi si può vincere e si può perdere. Giocare per vincere è tutta un'altra roba. E lì viene fuori la competizione, lì viene fuori il fuoco, lì viene fuori la giusta comunicazione che devono avere i ragazzi, propositiva, lì viene fuori lo spirito di squadra, lì viene fuori tutto un mondo. Giocare per vincere è un'altra roba di giocare la partita perché dobbiamo giocare.